Nel momento in cui l'amministrazione mette a disposizione un impianto sportivo, deve anche garantirne la sicurezza. Queste le parole dell'assessora allo sport Patrizia Martelli, che questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato i dettagli del nuovo impianto di videosorveglianza dello stadio Cornacchia Adriatico. Non è un impianto sportivo e deve garantire assolutamente la sicurezza. È per questo che l'amministrazione comunale ha reperito dei fondi importanti, ben 90.000 euro, per installare ben 21 telecamere. Parliamo di 15 telecamere all'interno dell'impianto presso la curva nord, curva sud e la tribuna adriatica, e poi ben 6 telecamere all'esterno dell'impianto, piazzale Laudi, via Davalos e via Pepe. Nel momento in cui noi mettiamo a disposizione un impianto, l'amministrazione comunale deve cercare di andare incontro a tutte le persone che usufruiscono dell'impianto, e per questo ci siamo adoperati affinché noi potessimo garantire la sicurezza adeguata secondo le richieste da parte della questura. Uno sforzo economico non da poco, quello sostenuto dall'amministrazione per garantire la sicurezza dei cittadini. I nuovi apparecchi sono dotati di software per il riconoscimento facciale. Le 21 installate fanno parte di un sistema di ben 60 videocamere. Rispettano le direttive di questura e prefettura, che richiedevano una qualità specifica dell'immagine.